Guten Tag e benvenuti a Hockenheim, sede del Gran Premio di Germania, per le prove libere di oggi. Per diversi piloti di punta sarà un weekend importante alla ricerca di un successo in casa. A breve inizieremo e vedremo come andrà. Di nuovo qui con Luca Filippi. Luca, vorrei chiederti quanto un pilota è in grado di migliorare la propria vettura nel corso delle prove libere. Dopo tutte quelle ore al simulatore, quanto influisce davvero guidare una vera vettura su un vero circuito? Ottima domanda. Dal mio punto di vista posso dirti che le informazioni non sono mai troppe. Come dicevi giustamente, i team più importanti hanno simulatori molto complessi e schiere di tecnici pronti ad analizzare i dati. Ma quello che non possono sapere è in che condizioni sarà il tracciato, le variazioni di temperatura e in che modo queste influiscono sulle gomme. Ci sono letteralmente milioni di microscopiche variabili in gioco, ma i computer non possono far sì che una vettura corrisponda perfettamente alle richieste del bilanciamento del pilota. A un certo punto bisogna per forza che un essere umano si metta al volante e sperimenti le reali sensazioni di guida. È proprio per questo motivo che i piloti scelgono configurazioni molto diverse, anche quando guidano monoposto simili. Le prove in pista sono insostituibili in quest'ottica. Benvenuti in Germania per le qualifiche sul famoso Hockenheim Ring. Le luci verdi scatteranno tra un paio di minuti, decretando l'inizio della sessione. Su questa pista i piloti si lamentano sempre dell'usura delle gomme e le mescole a disposizione questo weekend non risolveranno il problema. Vincerà chi riuscirà a farle durare più a lungo? Il consumo delle gomme è sempre un fattore importante da tenere in considerazione, quindi serve un buon bilanciamento. Il lavoro più grosso sarà cercare un equilibrio invece che concentrarsi su un singolo aspetto. D'altra parte, alcuni circuiti, tra cui anche questo, sono più impegnativi di altri. In base alla strategia e alla competizione con gli avversari bisognerà decidere fino a che punto spingere. Partenza è pronta per la gara di domani, ma prima di salutarci ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni: Vettel, Rosberg e Max Verstappen. La griglia è stabilita, ora non ci resta che aspettare la gara. Tornate con noi domani per assistere al Gran Premio. A presto! Benvenuti, sono gli ultimi momenti di pace prima che le macchine più veloci al mondo partano dalla griglia accelerando verso la prima curva. Questo fine settimana si corre nella Valle del Reno, che ha dato i natali a tanti grandissimi piloti. I 4,5 km dell'Hockenheim Ring richiedono grande precisione attraverso la sezione dello stadio e pura velocità a tavoletta sulla lunga curva che conduce alla zona di sorpasso del tornante di curva 6. Credo che oggi assisteremo a parecchi incontri ravvicinati. Oggi ci sarà con me Luca Filippi. La Mercedes, Luca, gioca in casa. Secondo te questo fattore cambia l'atteggiamento di una scuderia? Ovviamente una vittoria in casa stimolerebbe l'orgoglio nazionale, con risvolti di marketing da non sottovalutare. E finora ti sembra che sia così? Beh, onestamente non direi. Sicuramente quando un team corre in casa è più motivato, si sente più importante. Ma stiamo pur sempre parlando di professionisti fermamente intenzionati a vincere ogni gara, anche vista l'altissima posta in gioco. Per questo danno il massimo tutto l'anno, sia nel Gran Premio di casa che in tutti gli altri.
Hai fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finita. Cerchiamo di conservare il vantaggio e proteggiamo l'interno. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Il pluricampione del mondo, Sebastian Vettel, parte in pole dopo una qualifica fantastica. E accanto a lui c'è Nico Rosberg. E ora vediamo il resto della griglia. Verstappen, Ricciardo, Kimi Raikkonen e Alonso. Perez, Palmer, Hülkenberg e Kevin Magnussen. Verlaine, Hamilton, Romain Grosjean e Kvyat, Arianto, Massa, Esteban Gutiérrez e Valtteri Bottas, Button e Sainz, Felipe Nasr e Marcus Ericsson completa la griglia. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Possibile.
un'altra straordinaria vittoria della Ferrari. Luca, cosa ha distinto questo team dagli avversari? Credo che sia stata la strategia a fare la differenza. Si vede chiaramente che al muretto hanno fatto un gran lavoro per utilizzare ogni istinto e sfruttare al meglio le loro. Questo dimostra ancora una volta che la Formula 1 è un gioco di squadra e dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota, perché una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. Ecco, è qui dove tutti vogliono arrivare ed ecco i primi tre che salgono sul podio dopo un gran premio affascinante. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Nico Rosberg, che stacca i suoi inseguitori per il primo posto. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Ah, oggi c'è l'imbarazzo della scelta, ma il mio istinto mi suggerisce Valtteri Bottas. E ora vediamo la classifica costruttori. Oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto notevolmente. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara.